Prima Corinzi capitolo 10. Prima di iniziare desidero brevemente condividere il motivo per il percorso di stamattina e mi spezza il cuore quando vedo persone colpite dall'ignoranza degli altri. E stamattina il soggetto sarà sul battesimo. Era già da 2 o 3 settimane che il Signore mi metteva nel cuore appunto di trattare questo soggetto, e proprio 4 giorni fa ho sentito proprio l'approvazione di Dio. E cominciamo a leggere. Prima Corinzi capitolo 10, dal versetto 1. Ora, fratelli, non voglio che ignoriate che i nostri padri furono tutti sotto la nuvola e tutti passarono attraverso il mare, tutti furono battezzati in Mosè. Diciamolo insieme, furono battezzati in Mosè. Nella nuvola e nel mare tutti mangiarono il medesimo cibo spirituale e tutti bevvero la medesima bevanda spirituale, perché bevevano dalla roccia spirituale che li seguiva, or quella roccia era Cristo. Ma Dio non gradì la maggior parte di loro, infatti furono abbattuti nel deserto, or queste cose avvennero come esempi per noi affinché non desideriamo cose malvagie come essi desiderarono, e affinché non diventiate idolatri come alcuni di loro, secondo quanto sta scritto: il popolo si sedette per mangiare e per bere e poi si alzò per divertirsi. Facilmente potremmo soffermarci sull'idolatria del popolo di Israele, sui peccati, però credo che sia necessario stamattina focalizzare la nostra attenzione sul significato del battesimo. Quando noi pensiamo alla parola battesimo, parliamo subito del battesimo in acqua, battesimo dello Spirito Santo, gloria a Dio, tutta l'acqua, tutto spirito, alleluia. Però vi faccio presente che nella Scrittura ci sono 7 battesimi e io desidero trattare ciascuno di questi 7 battesimi. Questo è il primo battesimo trattato qui. Il primo battesimo è il battesimo di Mosè. Era il battesimo della legge. Che cosa significa essere battezzati? Significa essere pienamente immersi, e l'idea, la spiegazione all'originale è appunto di essere, prendere un tessuto e sommergerlo in un altro colore per modificare il colore. Si dice che il tessuto, la veste del Signore è intrisa dal sangue. Significa che Gesù è stato immerso nella sofferenza. Il suo battesimo fu un battesimo di sofferenza, un battesimo di sacrificio. Ma ci sono altri battesimi. E credo che fondamentalmente ognuno di noi non deve essere battezzato per come abbiamo inteso noi la parola battezzato, ma ognuno di noi deve identificarsi. Per il rito, per l'ordinanza della Chiesa, abbiamo perso di vista il vero significato di un battesimo. E sicuramente mi direste,
o direte l'uno all'altro, sicuramente il pastore sta parlando del battesimo in acqua, come dobbiamo essere identificati con Cristo nella sua morte e nella sua risurrezione. E questo è il modo standard per come noi abbiamo compreso il battesimo. Ma io credo che vada oltre, e l'ultimo battesimo che tratterò è quello più fondamentale alla vita di ognuno. Però facendo il percorso, ritengo necessario che ognuno capisca e intenda il vero significato del battesimo. Ogni qualvolta che diciamo la parola battesimo, facciamo riferimento all'identificazione. Noi siamo identificati con Cristo mediante l'essere sommersi nell'acqua e ci identifichiamo con la sua risurrezione uscendo dall'acqua. Siamo d'accordo? Ok. Questo deve essere chiaro nella nostra mente. Quindi il battesimo di Mosè che abbiamo trattato dice: tutti furono battezzati in Mosè. Mosè non ha fatto un battesimo, non ha battezzato nessuno. Però tutti furono battezzati in Mosè. È da capire il concetto qui, che non significa essere sommerso sotto le acque, però Paolo qui parlando ai Corinzi, per fargli capire il discorso e che cosa significa, dice: tutti furono battezzati in Mosè, cioè tutti furono identificati con Mosè, con la legge. Tutti furono identificati, e qui chiaramente il suo discorso è chiaro, ma Gesù conferma ancora di più questo concetto. Giovanni capitolo 5, versetto 45. E dice così: non pensate che io vi accusi presso il Padre. C'è chi vi accusa: Mosè, nel quale avete riposto la vostra speranza. Non useremo mai il termine battesimo per qualcuno che sposa una ideologia, ma più la propria vita viene intrisa, cioè diventa uno, assorbe, assimila il colore e cambia ed è modificato. Battezza, si identifica, diventa uno con l'ideologia, con il messaggio. Siamo d'accordo? Quando noi abbiamo sposato il messaggio del cristianesimo, immediatamente abbiamo fatto qualcosa, almeno l'avremmo dovuto fare immediatamente, è quello di essere battezzati nell'acqua, e scopriremo come immediatamente tutti furono battezzati. Il battesimo stesso non avviene fuori prima che non avvenga dentro. Molti si fanno battezzare perché vogliono essere identificati con i cristiani oppure gli evangelici. Se mi battezzo in acqua, allora sono uno di loro. No, no. C'è un altro battesimo che ci rende uno di loro. E Paolo, scrivendo a Timoteo, dice chiaramente: il Signore conosce coloro che sono i suoi. Noi conosciamo solo quelli forse che si sono battezzati in acqua, ma il Signore conosce altri che sono stati battezzati in verità. Alleluia. Quindi il primo battesimo è il battesimo della legge. Molti furono battezzati in Mosè,
battezzati nel legalismo, battezzati nella legge, ed è questo che hanno, per cui accusavano Gesù. E Gesù dice: non sarò io ad accusarvi davanti al Padre. Dice: c'è chi vi accusa, Mosè, nel quale voi avete posto la vostra speranza, cioè voi avete sperato in colui che vi ha battezzati, o entro il quale, dentro il quale vi siete o siete stati battezzati. Capite il concetto? Passiamo adesso al secondo, Marco capitolo 1. Marco capitolo 1. Versetto 4. Giovanni 1, versetto 4. Giovanni comparve nel deserto battezzando e predicando il battesimo di ravvedimento per il perdono dei peccati. Questo è il secondo battesimo. Il primo era il battesimo di Mosè. Questo secondo è il battesimo di Giovanni Battista, per il ravvedimento e il perdono dei peccati. Era necessario questo battesimo, perché Giovanni era un riformatore, portava riforma, suonava la campana, era il precursore di colui che veramente, a colui il quale tutti dovevano identificarsi. L'idea è di portare tutti a Cristo. E Giovanni Battista predica il battesimo. Razza di vipere, chi vi ha insegnato a fuggire dall'ira a venire? Venite qui, ravvedetevi dei vostri peccati e siate tutti battezzati. Che cosa significa essere immersi? Gesù non era ancora morto. Che cosa, che significato aveva? Il significato era un'azione determinante davanti a Dio che gli fu reso come giustizia, come la fede di Abramo. Gli fu messo in conto di giustizia per la sua fede, la sua azione, il suo credere gli ha portato la benedizione di Dio. Giovanni Battista continua, Atti 13, 24, continua a battezzare. E ricordatevi pure che alcuni discepoli di Gesù erano prima discepoli di Giovanni e che furono battezzati da Giovanni. Se erano discepoli, ovviamente furono battezzati da Giovanni. Ma nessuno dei discepoli che vennero da Giovanni furono battezzati nuovamente. La scrittura non ce lo dice. Non lo sappiamo, non possiamo dire né sì e né no su questo. Furono battezzati? Forse sì, forse no. Ma il battesimo, entrare sotto le acque battesimali, non era la soluzione per cambiare un cuore. Solo il ravvedimento, il vero, autentico, genuino ravvedimento, è il battesimo che Dio cerca. Atti capitolo 13, ho detto, se non sbaglio. Atti capitolo 13, versetto 24. Prima della sua venuta, parlando di Cristo, Giovanni predicò il battesimo di ravvedimento a tutto il popolo di Israele. Atti 19. Versetto 3. Atti 19, 3. E disse loro: con quale battesimo dunque siete stati battezzati? Essi risposero: col battesimo di Giovanni.
Allora Paolo disse: Giovanni battezzò con il battesimo di ravvedimento, dicendo al popolo che dovevano credere in colui che veniva dopo di lui, cioè in Cristo Gesù. Udito questo, furono battezzati nel nome del Signore Gesù. È interessante perché Gesù ha detto: non battezzate, quando battezzate, battezzate nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ma qui li battezza nel nome di Gesù. Gli mancava qualcosa. Il messaggio del perdono dipendeva da Dio. L'unzione che c'era sulla vita di Giovanni Battista era la presenza dello Spirito Santo sulla vita di Giovanni Battista. Ma Gesù chi era? Quindi sono sicuro che Giovanni battezzava forse nel nome del Padre e forse nel nome anche dello Spirito Santo, ma era lo Spirito Santo lì? Non lo so. Però è interessante che, siete stati battezzati come nel nome del Padre, adesso vi battezzo nel nome del Figlio. Soltanto cose, e non mi faccio una dottrina su queste cose, capitemi bene, perché poi alla fine scopriremo che tutte queste cose dottrinali, per quanto siano essenziali, non sono da eguagliarsi al battesimo di un cuore ravveduto verso Dio. E noi siamo usciti dal cattolicesimo e ne buttammo da presso. Facciamo la stessa cosa. Rimaniamo indifferenti davanti al peccato, però basta che facciamo i cose come dici. L'esteriorità, come si dice? E facciamo le cose dal fuori. Ma se il nostro cuore non è cambiato, a che vale? Andiamo avanti. Quindi abbiamo parlato del battesimo di Mosè e il battesimo di Giovanni Battista per il ravvedimento. Numero 3, il battesimo di Gesù, che è unicamente suo, Matteo 3,15. Matteo 3,15, dice: Gesù rispondendo gli disse: lascia fare per ora, perché così ci conviene adempiere ogni cosa. Allora egli lo lasciò fare. E Gesù, appena fu battezzato, uscì fuori dall'acqua, ed ecco, i cieli gli si aprirono, ed egli vide lo Spirito di Dio scendere su come una colomba e venire su di lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: questo è il mio amato Figlio nel quale mi sono compiaciuto. Questo battesimo è unico. E mi è chiaro perché deve essere unico. Perché Gesù non aveva peccato. Era l'agnello, ecco l'agnello perfetto. L'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Dice: tu vieni a me affinché io ti battezzi, ma devi essere tu a battezzare me. Perché tu non sei peccatore, io sono peccatore. Gesù ha detto, dice, affinché ogni giustizia sia compiuta, battezzami. Guarda l'umiltà di Gesù che si fa battezzare, poteva dire: io sono giusto. Io sono perfetto. Ma qual era l'obiettivo? L'obiettivo di questo battesimo di Gesù è per darci dimostrazione di qualcosa. Che il momento in cui Gesù entra nelle acque battesimali, viene sommerso, si identifica simbolicamente con il peccato, quando esce dalle acque, si aprono i cieli, e una voce dice: questo è il mio amato Figlio in cui mi sono compiaciuto. Per dire, ogni qualvolta che noi ubbidiamo il Signore nelle acque battesimali, il Signore si compiace di noi. Ogni qualvolta i figlioli di Dio si lasciano battezzare, perché ci sono diversi battesimi che ora tratteremo, ogni qualvolta che ci lasciamo battezzare dal Signore, il Signore stesso è compiaciuto, ne è compiaciuto,
e la benedizione di Dio viene a coloro che lo ubbidiscono. Andiamo avanti. Romani capitolo 6. Questo è il quarto battesimo. Romani capitolo 6. Capitolo 6, versetto 3. Ignorate voi che noi tutti che siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte. Il quarto battesimo è il battesimo dello Spirito Santo, non il battesimo nello Spirito Santo. Quando tu accetti Cristo nella tua vita, come diventi parte del corpo di Cristo? Attraverso un'identificazione, un battesimo. Lo Spirito Santo prende questo nuovo credente che ha accettato Cristo e lo rende parte del corpo di Cristo. Noi tutti siamo stati battezzati in Cristo. Questa è opera dello Spirito Santo. Di un medesimo Spirito. Di un solo battesimo. Quanti battesimi ci sono? Un solo. Questo è il battesimo. Essere parte del corpo di Cristo. Passiamo al dunque. Sono stato grandemente dispiaciuto la domenica scorsa, perché qualcuno con mancanza di conoscenza, non essendo battezzato in acqua e battezzato di Spirito Santo, si sentì colpevole per aver partecipato. E questo per il retaggio che si portano dietro. Ma io ti dico qualcosa. Il battesimo in nessun posto, ascoltatemi, se lo trovi fammelo vedere. In nessun posto nella Scrittura trovi dove per partecipare alla Santa Cena devi essere battezzato in acqua con lo Spirito Santo. In nessun posto. E non solo. Vi dico che ignorantemente siamo stati già battezzati, ma la maggior parte delle volte che la Scrittura usa la parola battesimo, non sta parlando del battesimo in acqua, sta parlando del battesimo che abbiamo, questa identificazione che noi abbiamo con Cristo. Noi siamo stati identificati. Come non puoi tu essere battezzato dallo Spirito Santo, lo Spirito Santo ti battezza nella persona di Cristo, se tu non accetti prima di tutto la morte e la risurrezione di Cristo? E la sua morte è la consapevolezza, l'accettazione del fatto che Cristo sia morto al tuo posto. Questa è la cosa che tu accetti. Perché riconosci di essere un peccatore e senza di lui non puoi essere salvato. Amen. Cosa fa il Signore? Immediatamente ci battezza in Cristo. Senza questo battesimo non puoi partecipare alla Santa Cena, perché non fai parte del corpo di Cristo. Ma se hai accettato Cristo come tuo personale salvatore, tu sei stato già battezzato. Galati 3:27. Galati 3:27. Versetto 27 dice: poiché tutti, voi tutti che siete stati battezzati non in acqua, ma in Cristo. In Cristo.
vi siete rivestiti di Cristo. Alleluia. Il battesimo in acqua, quello che faccio al mare, non mi riveste di Cristo. Ma quando lo Spirito Santo mi battezza nel suo figliolo per averlo accettato e faccio parte del suo corpo, io ho il diritto di partecipare alla Santa Cena e alla comunione che io ho con Cristo, e nessuno me la può rubare. Faccio parte del corpo di Cristo Gesù. Alleluia. Il primo battesimo era di? Il secondo battesimo? Il terzo battesimo era unicamente di Gesù. Il quarto battesimo è il battesimo dello Spirito Santo, cioè il battesimo che lo Spirito Santo compie per inserirmi e rendermi parte del corpo di Cristo. Ci siamo finora? Ok. Quinto battesimo. Questo è il battesimo in acqua compiuto dai discepoli, ovviamente sappiamo in Matteo, leggiamo ugualmente Matteo 28. Stiamo facendo scuola biblica. Alleluia. Matteo 28. Versetti 19 e 20, questo fa parte del grande mandato. Andate dunque, ci siamo? Matteo 28, 19 e 20 dice: andate dunque e fate discepoli di tutte le nazioni, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro di osservare tutte le cose che io vi ho comandato. Ora ecco, io sono con tutti voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Amen. Fa parte del grande mandato. Atti 2, 41. Atti capitolo 2, versetto 41. Atti 2, 41 dice: quelli dunque che ricevettero la sua parola lietamente furono battezzati, e in quel giorno furono aggiunte circa 3.000 persone. Perché si battezzarono dopo aver ricevuto Cristo? Perché non li battezzavano prima? Io credo che senza il battesimo dello Spirito Santo in Cristo non hai il diritto di battezzarti in acqua. Come canceri unicosi. Tutti sappiamo fare la parte. Alleluia, gloria a Dio. Gloria a Dio, tutti i modi di parlare, il gergo cristiano, lo conosciamo bene. Dio è un Dio di cuori. Dio non è un Dio di apparenza. Non guarda apparenze, ma guarda i cuori. E li conosce. Wow. Atti 8, 12. Atti 8, 12. Quando però credettero a Filippo che annunziava la buona novella delle cose concernenti il regno di Dio e il nome di Gesù Cristo, uomini e donne si fecero battezzare. E anche Simone stesso credette, dopo essere stato battezzato stava di continuo con Filippo. Loro si fecero battezzare. Hanno ascoltato. Immediatamente volevano identificarsi. Battezzami! Anch'io voglio fare parte di Cristo, anzi voglio dare testimonianza che io già nel mio cuore ho fatto questa scelta. Io mi sono identificato con la morte e la risurrezione di Gesù Cristo, perciò dove si trovano le acque?
Capitolo 8, versetto 38, dice: allora comandò al carro di fermarsi, questo è l'eunuco. Allora comandò al carro di fermarsi ed ambedue, Filippo e l'eunuco, discesero nell'acqua ed egli lo battezzò. Versetto 37 dice: e Filippo disse: se tu credi con tutto il tuo cuore lo puoi. Ed egli rispose dicendo: io credo che Gesù Cristo è il figlio di Dio. Questa è l'unica cosa che tu devi credere. Che Gesù Cristo è il figlio di Dio. Che egli è morto ed è risuscitato. Gloria a Dio. Se io accetto questa parte, lo Spirito Santo mi mette nel corpo di Cristo, mi rende parte della sua famiglia. E di conseguenza poi voglio essere battezzato in acqua. Nove 18. E in quell'istante gli caddero dagli occhi come delle scaglie e subito riacquistò la vista, poi si alzò e fu battezzato, senza perdere tempo. Cosa significa? Voleva fare un bagno? No, voleva dire: no, io voglio testimoniare del fatto che c'è stato nel mio interiore una decisione di seguire Cristo e per questo voglio dimostrarlo ai principati, potestà, dominatori, il cielo, la terra, l'inferno, tutti siano testimoni della mia decisione. Alleluia. Capitolo 10, versetto 48. Così egli comandò che fossero battezzati nel nome del Signore Gesù. Essi poi lo pregarono di rimanere con loro alcuni giorni. Egli comandò che fossero battezzati nel nome del Signore Gesù. Questi erano gentili. Alleluia. Battezzatevi. Qui sta parlando del battesimo in acqua. Perché gli disse battezzatevi? Perché già aveva visto che c'era un battesimo dentro di loro e che già facevano parte del corpo di Cristo. C'è stato già un battesimo. Cioè, c'è stata già un'identificazione. Il battesimo è semplicemente un identificarsi. Capitolo 16, Atti 16. Versetto 15. Qui parla di Lidia. Dopo essere stata battezzata con la sua famiglia, ci pregò dicendo: se mi avete giudicato essere fedele al Signore, entrate in casa mia e fermatevi. E ci costrinse ad accettare. E dopo essere stata battezzata, Lidia con tutta la sua famiglia. Andiamo al versetto 33 dello stesso capitolo. Qui sta parlando del carceriere. Dice: ed egli li prese in questa stessa ora della notte e lavò loro le piaghe. Straordinario. Paolo e Sila erano in prigione. Avevano piaghe forse dai ceppi. E questo carceriere si piega per fasciare le ferite, le piaghe dell'apostolo Paolo. C'era già in quel momento l'evidenza di una trasformazione nel suo interiore. Era stato già battezzato. Alleluia. Era stato già battezzato. Paolo, vedendo questo, dice: aspetta, completiamo l'opera. E dice: e lui e tutti i suoi furono, dopo che si sono preparati, dopo che hanno fatto qualche corso, dopo che in qualche modo abbiano imparato il vero significato del battesimo, dopo che hanno digiunato e pregato, e dopo che hanno fatto, ma per favore, hai accettato Cristo nella tua vita, subito, immediatamente, stai solo ripetendo o dando dimostrazione del battesimo dello Spirito Santo nel corpo di Cristo, cioè il fatto che tu hai accettato Cristo. Questo è il battesimo in acqua. E noi ci siamo fatti una montagna di questa cosa e l'abbiamo usata contro il popolo di Dio. E tu ancora non si stanca abbastanza.
Ma questa è la cosa più ignorante da dire a una persona. Una persona che si converte a Cristo significa che ha accettato la perfezione di Cristo nella sua vita, dice: io non sono più perfetto. E quindi quando qualcuno dice: non può essere battezzato perché non sa, hai ragione, io non posso, ma Gesù Cristo sì. Alleluia. Io odio la religiosità. Mette le persone in trappole, gabbie, prigionie inutili. Atti 18, versetto 8. Or Crispo, capo della sinagoga, credette al Signore con tutta la sua famiglia. Anche molti dei corinzi, udendo Paolo, credevano ed erano battezzati. Alleluia. Credevano ed erano battezzati. Credevano, cioè si identificarono con la morte e la risurrezione di Cristo. Gesù Cristo è morto per la mia vita. Alleluia, lo accetto. Battezzato, identificato. Aspetta, adesso facciamo quella parte dell'acqua. Atti 19. Lo stesso passo di scrittura, 19, versetto 3 al versetto 5. E disse loro: con quale battesimo dunque siete stati battezzati? Essi risposero: col battesimo di Giovanni. Allora Paolo disse: Giovanni battezzò con il battesimo di ravvedimento, dicendo al popolo che dovevano credere in colui che veniva dopo di lui, cioè in Cristo Gesù. Udito questo, furono battezzati nel nome del Signore Gesù. Notate, non c'era da aspettare. Subito. Non c'è da attendere. Vi faccio una domanda. Siete stati salvati per la vostra perfezione o per la perfezione di Gesù Cristo? Anche un bambino può rispondere, gloria a Dio per i bambini. Siamo tutti bambini, vero? Tutti sappiamo rispondere a questa domanda, è vero. Ma vi dico con maggiore convinzione che il momento in cui tu pensi di potercela fare attraverso la tua giustizia, se adesso insieme a coloro che camminano sotto la nuvola e vivono sotto il battesimo di Mosè, scegli o il battesimo di Cristo o il battesimo di Mosè, ma non entrambi. Di recente vi ho detto che affinché non ci fosse nessuna confusione, Mosè venne da Levi. Gesù non venne della stessa famiglia di Levi. Venne dalla famiglia di Giuda. Gesù è della tribù di Giuda, affinché ci fosse una chiara distinzione tra la legge e la grazia di Dio. Andiamo avanti. E questo è il battesimo in acqua. Quindi il primo era il battesimo di? Il secondo è il battesimo di? Il battesimo di Gesù, che era unicamente suo. Il quarto è il battesimo dello Spirito Santo in Cristo. Il quinto è il battesimo in acqua compiuto dai discepoli. Il sesto è quello che noi pentecostali, il vanto dei pentecostali, il battesimo come? Nello Spirito Santo. Capitolo 2, Atti capitolo 2, un passo di scrittura molto conosciuto: è come si compiva il giorno della Pentecoste, e si erano tutti riuniti con una sola mente nello stesso luogo, e all'improvviso venne dal cielo un suono come il vento impetuoso che soffia e riempì tutta la casa dove essi sedevano, e apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e andarono a posarsi su ciascuno di loro. Così furono tutti ripieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue secondo che lo Spirito dava loro di esprimersi. Notate che anche Gesù disse: lo Spirito dell'Eterno è su di me,
Nell'Antico Testamento lo Spirito di Dio era su, ma il Tempio non era santificato ancora. Geremia dice che il vile e il sacro non possono dimorare insieme. Senza il sangue lo Spirito Santo non poteva venire per trovare domicilio, fare domicilio. Ma ora sì. Dal giorno in cui si aprì la cortina del Tempio, da quel giorno in poi, libero accesso. Dice, noi possiamo entrare da Lui e Lui entra da noi. Gesù ha detto, dice, io vi manderò il Consolatore, dice, poi perché voi ubbidite la mia parola e osservate i miei comandamenti, io e il Padre verremo a fare che cosa? A dimorare. Verremo a dimorare. Non disse che io già dimoro dentro voi. No, no, io dimorerò. Il giorno in cui tu hai accettato Cristo, l'hai accettato per una rivelazione dello Spirito Santo, ma il momento in cui tu hai detto, sì, Signore, io l'accetto, aspetta che ti battezzo, Filippo. Adesso sei parte del corpo di Cristo. Alleluia, gloria a Dio. Aspetta, Gesù. Gesù viene. E Gesù viene in persona. E adesso ti battezza con il suo Spirito. Attiva, ti riempie. Non ti tocca, ti riempie del suo Spirito. Dal giorno in cui è venuto lo Spirito Santo, 2000 anni fa, non ha smesso di lavorare nella vita dei credenti. Alleluia. Chi di noi ha ricevuto il battesimo dello Spirito Santo? Sai chi ti ha battezzato? L'unico che ti poteva battezzare. E io ho sentito, mi ricordo quando ero bambino, Spirito Santo, battezzami! Spirito Santo non può battezzare, non battezza nessuno. Se sei un credente, lo Spirito Santo ha già fatto la sua parte. Adesso devi aspettare che Gesù venga a fare la sua parte e ti battezzi con il suo Spirito. Alleluia. Sta diventando chiaro questo concetto? Alleluia. Satana ci travaglia su queste cose. L'ignoranza è micidiale. Matteo 3:11. Matteo 3:11. Le parole di Giovanni Battista, quando Gesù veniva da lui, disse ai suoi discepoli, dice, io vi battezzo in acqua per il ravvedimento, ma colui che viene dopo di me è più forte di me e io non sono degno neanche di portare i suoi sandali. Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. Diciamolo insieme, egli vi battezzerà. Abbiamo appena letto in Atti capitolo 2 che delle lingue di fuoco vennero a formarsi sul capo di ognuno. Ma questo non era quel fuoco. Il settimo battesimo è il battesimo di fuoco. Il primo era di Mosè, il secondo era di, il terzo era di Gesù, il quarto era dello Spirito Santo in Cristo, il quinto era quello compiuto dai discepoli, il sesto era il battesimo nello Spirito Santo compiuto da Cristo e l'ultimo il battesimo di fuoco e anche il battesimo dell'ira di Dio. Wow! Aspetta che mi asciugare. Gloria a Dio. Il battesimo di fuoco, e cominciamo a leggere Luca 12:50. Luca 12, anzi leggiamo al versetto 49. Cosa sciupiamo? Alleluia.
Luca 12, 49. Siamo pronti? Io sono venuto a gettare fuoco sulla terra e quanto desidero che fosse già acceso. Ora io ho un battesimo. Aspetta che ammetto. Ora io ho un battesimo di cui devo essere battezzato e come sono angustiato finché non sia compiuto. Pensate voi che io sia venuto a mettere pace sulla terra? No, vi dico ma piuttosto divisione, perché d'ora in avanti 5 persone in una casa saranno divise, 3 contro 2 e 2 contro 3. Il padre sarà diviso contro il figlio e il figlio contro il padre, la madre contro la figlia e la figlia contro la madre, la suocera contro la nuora e la nuora contro la suocera. Oh Signore, mi facesti stancare. Alleluia. Ma Gesù ha detto: io non sono venuto per portare pace, ma per incendiare. E noi pensiamo subito al fuoco dello Spirito Santo. C'è la possibilità. Ma subito dopo che Gesù dice: io sono venuto per portare fuoco, dice: io ho un battesimo. Alleluia. Io ho un battesimo. E come sono angustiato. Non vedo l'ora. Non vedo l'ora. Perché io mi guardo in giro e mi vedo mentalmente tutti questi, che i miei seguaci, i miei apostoli e discepoli, mi seguono con il cuore, ma ancora non sono completamente identificati con me. Esodo 12, versetto 9. Ora vi faccio vedere il significato. Esodo 12, versetto 9. Mi ha colpito questo. Queste erano istruzioni per la Pasqua. Prima di andare al Calvario, cosa celebrò il Signore? La Pasqua. E dice: non ne mangerete niente di crudo, o di lessato nell'acqua, bollito, ma sia come? Wow! Dice: non immergete nell'acqua, non lessato dall'acqua. L'ultimo battesimo è il battesimo che c'è necessario. Non è quello di dare manifestazione o dimostrazione a tutti. Quello che c'è necessario è il battesimo di fuoco. E io vi dico che Gesù, morendo sulla croce, il Padre lo ha battezzato nel fuoco. Proprio l'esempio lo prendiamo da qui. Gesù è l'agnello di Dio e alla Pasqua, Gesù è la nostra Pasqua, diceva, la scrittura dice, il Signore gli diede un comando, non lessato nell'acqua, cioè immerso nell'acqua, ma arrostito al fuoco. Ascoltatemi. Gesù aveva bisogno, alleluia, Gesù aveva bisogno di essere perdonato? Assolutamente no, agnello perfetto. E allora perché tutto questo fuoco? Perché il Padre su di lui doveva bruciare tutti i nostri peccati. L'agnello deve essere arrostito al fuoco. E la scrittura continua, dice, insieme alla testa, le gambe e l'interiore. Alleluia. Cosa vuole arrostire il Signore? Alleluia. Andiamo oltre, ci ritorneremo. Matteo 3,12, eravamo appena lì, torniamo indietro. Matteo 3,12.
Matteo 3, 12. Finisce 11 con: egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. Egli ha in mano il suo ventilabro e pulirà interamente la sua aia, raccoglierà il suo grano nel granaio, ma arderà la pula col fuoco inestinguibile. Il battesimo di fuoco non erano quelle linguette che scendevano e si posavano sul capo di ognuno, ma era un battesimo stesso. Gesù stesso fu battezzato, dice, è un battesimo di fuoco, come la Pasqua doveva essere arrostito, bruciato, arso, sul fuoco. Adesso Gesù, mediante la sua morte, invitandoci a identificarci con Lui nella sua morte, con tutta testa, il nostro modo di pensare, con tutti i piedi, le gambe, il nostro modo di camminare, e le nostre interiori, cioè il nostro cuore, il tutto della nostra vita, deve essere nelle mani di colui che ha sofferto e ha dato la sua vita per tutti noi. È stato arrostito, un battesimo di fuoco sulla croce. Oggi il primo battesimo per noi è quello di identificarci nel nostro cuore con il sacrificio di Cristo. È la sua risurrezione, la morte e la risurrezione, siamo d'accordo? Però poi il Signore ci porta sull'aia, i miei studenti la sanno questo, il principio dell'aia ci porta sull'aia e là comincia a demolire, comincia a distruggere tutte le parti di noi stessi che resistono, ribellione, braccio carnale, vi ricordate altro? Alleluia, quante cose nella nostra vita il Signore deve bruciare, ardere. Siamo stati battezzati, quanti siamo stati battezzati in acqua? Quanti sono stati battezzati nello Spirito Santo? Quanti di voi siete stati battezzati col fuoco? Ascoltate, battesimo col fuoco non significa tutta sta croce che mi è supputare, sti malati. No, questa non è, fratelli, non ha niente a che fare col battesimo di fuoco. Sapete perché? Perché Gesù ha portato i nostri peccati, ha portato le nostre malattie, ha portato le nostre infermità, ha portato i nostri dolori, ha portato le nostre sofferenze, ha portato tutto sulla croce. Ma adesso che cosa vuole fare lo Spirito Santo? Vuole rendermi conforme all'immagine di Cristo. Il Cristo crocifisso. Il Cristo crocifisso. Tu non puoi portare una corona regale senza passare per la croce. Molti vogliono la gloria. Vogliono la gloria senza croce. Ma se vuoi la gloria di Dio, devi passare per il Calvario. Alleluia. In breve una visione da parte di un uomo di Dio che stimo tantissimo. Dice: io vidi due binari che camminavano uno, erano tracciati uno accanto all'altro, però dopo un tempo, tutto ad un tratto, uno girava completamente a sinistra e l'altro girava completamente a destra. Quello che girava a sinistra andava verso la città cristiana. Suono di campane, corali, campanili, bella presenza, giacca e cravatta, perfezione all'occhio dell'uomo. Ma poi c'era un altro binario che girava a destra completamente e andava nell'oscurità verso la croce del Calvario. Ma il momento in cui
si attraversava, questa lui ebbe una visione, il momento in cui si attraversava, sì, ci si fermava al Calvario, dall'altro lato del Calvario. Dice, io vedevo come un mare di cristallo. Io vedevo le porte per entrare nella città celestiale. Alleluia, noi ci siamo fatti del cristianesimo, campane, campanili, suono, corale, ne facciamo tutte queste cose. Ma dov'è il cuore spezzato? Dov'è il cuore che si spezza per le cose per cui è spezzato il cuore di Dio? Chi prende a cuore le cose di Dio? Noi vogliamo benedizioni, io sono d'accordo con la benedizione, il Signore è qui per benedirci, ma ti dico, impariamo prima a benedire Lui. Ciò che tu semini raccogli, ciò che semini raccogli, ciò che seminiamo raccogliamo. Sto per concludere. Alleluia. Un altro aspetto di questo battesimo di fuoco. Prima Pietro, anzi Apocalisse 6, 16 e 17. Apocalisse. Apocalisse 6. Apocalisse 6, 16 diceva, e dicevano ai monti e alle rocce, cadeteci addosso e nascondeteci dalla faccia di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello. Perché è venuto il gran giorno della sua ira e chi può resistere? Mi fermo a dire che ancora non abbiamo visto la conclusione dei tempi, però sono convinto che quando tutto il mondo va alla deriva, la Chiesa deve continuare ad emergere come la brillante stella e la speranza del mondo. La Chiesa, il mondo non ha più speranza, ma se il mondo non riceve speranza dalla Chiesa e la Chiesa stessa non ha speranza o ha perso la speranza, che significato ha? Essere sale, essere luce, concetti straordinari, ma alla fine che differenza farà? Io non credo che la Chiesa subirà, perché questo lo prendo dalle 10 piaghe sull'Egitto. All'inizio, se non sbaglio, le prime 4 piaghe hanno toccato anche il popolo di Dio. E per questo molti cristiani in questi tempi stanno soffrendo. Ma le ultime 6 piaghe, le ultime 6 piaghe, la Chiesa sarà esente. Io vedo nella crocifissione, io vedo nel Calvario l'ira di Dio che è stata riversata sul suo figliuolo. L'ira contro il peccato, l'ira contro la ribellione, l'ira di Dio scatenato, perché su Gesù c'erano tutti i peccati del mondo, di tutte le età. E l'ira di Dio si scaglia contro il suo figliolo, come si scatenerà contro tutti coloro che non l'hanno accettato. Il battesimo di fuoco, io vi dico che ci sarà, per adesso c'è un tempo dove la pazienza di Dio continua. E sapete perché continua? Perché il Signore deve prima aggiustarsi la sua Chiesa. Prima Pietro, capitolo 4, versetto 17.
Anzi, leggiamo dal versetto 14. Se siete vituperati per il nome di Cristo, beati voi, poiché lo Spirito di gloria e lo Spirito di Dio riposa su di voi. Da parte loro egli è bestemmiato, ma da parte vostra egli è glorificato. Nessuno di voi abbia a soffrire come omicida o ladro o malfattore, o perché si impiccia negli affari degli altri. Ma se uno soffre come cristiano, non si vergogni, anzi glorifichi Dio a questo riguardo, poiché è giunto il tempo che il giudizio cominci dalla casa di Dio, e se comincia prima da noi, quale sarà la fine di coloro che non ubbidiscono all'Evangelo di Dio? E se il giusto è appena salvato, dove comparirà l'empio e il peccatore? Il primo battesimo era di? Il secondo battesimo era di? Il terzo battesimo era? Il quarto battesimo è? E il quinto battesimo era? Dei credenti. Il sesto battesimo era? Il battesimo nello Spirito Santo. E il settimo è il battesimo di fuoco. Ancora il mondo deve sperimentare tutto ciò che Cristo ha sofferto per loro e che loro hanno rigettato. Ancora non hanno idea di dove ci piglia. Perché l'ira di Dio è riversato sull'umanità e su tutti coloro che rigettano il suo amato Figlio. Perché dico che l'ira di Dio o il battesimo di fuoco inizierà nella casa del Signore? Perché il Signore della sua casa desidera fare un modello, un esempio per gli altri, non un esempio della sua ira, ma un esempio della sua bontà. Vuole pulire, vuole entrare su quest'aia e vuole pulire quest'aia, vuole pulire il mio cuore, vuole pulire il tuo cuore, vuole togliere amarezza dalla tua vita, vuole togliere ribellione dalla nostra vita, vuole togliere ogni tipo di peccato, peccaminosità, vuole togliere dalla nostra vita ogni cosa che non gli appartiene. Come può Lui farci un modello davanti al mondo? Se anche noi lo resistiamo. Questa non è una parola negativa. Anzi, Dio stesso dice: io voglio farti esattamente come mio figliolo. Chi mi resiste? Alleluia. Hai paura del battesimo di fuoco? Fratelli, non abbiate paura del battesimo di fuoco. Anch'io sono nel battesimo di fuoco, continuo ad esserlo nel battesimo di fuoco, e sicuramente molti di voi lo direste, a motivo di ciò che credo, a motivo del Cristo che servo, a motivo dell'unigenito Figlio che amo, che stimo e che approvo, a motivo suo, se siamo perseguitati, se siamo afflitti, alleluia, glorifichiamo Dio e diciamo grazie Signore. Perché tu ci hai stabiliti e ci hai fatti degni di stare al tuo fianco. Quanti di noi diciamo, cantiamo, fammi amico tuo! Io voglio essere amico di Dio, alziamoci in piedi. Quindi il battesimo non sta nell'essere sommersi sott'acqua, ma sta nel tuo cuore, nel tuo amare Cristo, sta nella tua dedizione al Figlio di Dio. Quello che tu fai nelle acque battesimali, e faremo i battesimi in agosto per coloro che vogliono battezzarsi, si iscrivono. Sorella Lidia. Ma io dico a tutti, fratelli, se il nostro cuore, e poi diciamo, usiamo il termine la circoncisione non è quando tu entri nelle acque battesimali. La circoncisione è del cuore, non è dell'acqua. La circoncisione è quando tu sei battezzato all'inizio, hai accettato Cristo, e lo Spirito Santo ti ha battezzato nel suo figliolo.
tu, se tu hai accettato Cristo anche se non sei stato battezzato in acqua o nello Spirito Santo, hai il diritto di accostarti alla Santa Cena, perché già sei stato battezzato dallo Spirito Santo nel corpo di Cristo. Alleluia. Alziamo le mani al Signore. Padre, noi ti ringraziamo per la tua fedeltà. Siamo stati già identificati con la tua morte e la tua risurrezione. Ti abbiamo ubbidito entrando nelle acque battesimali, che sono stati simbolici di questo cambiamento, di questa decisione nel nostro interiore. Ma adesso, Signore, non vogliamo fare una vita lontana da Cristo. E ti chiediamo, Padre, che tu ci battezzi col tuo fuoco e bruci dalle nostre vite tutta l'indifferenza, l'apatia, che tu bruci dalle nostre vite, togli via e spazzi via dalla nostra vita tutto ciò che non ti appartiene. Ti diamo tutta la lode e la gloria, Padre. Noi vogliamo essere conformi all'immagine di Cristo e non vogliamo camminare su dei binari falsi, vedendo le stesse cose che vede anche colui che cammina sull'altro binario. Per un tempo si vede la stessa cosa, ma alla fine sarà un'esperienza completamente diversa. E noi ti chiediamo, Padre, che tu possa aiutarci e che il tuo Spirito possa rivelarci le aree della nostra vita che hanno bisogno di una trasformazione. Signore, vieni. E tutto ciò che non ti appartiene, brucialo con il tuo fuoco inestinguibile. Netta interamente la tua aia e compi l'opera tua in noi. Ti adoriamo, ti benediciamo, ti esaltiamo, Padre. Grazie per la tua parola. Nel nome di Gesù Cristo sia benedetto il tuo popolo per amore del tuo grande nome. Amen, amen. Dio vi benedica.